pomeriggio, benvenuti a TG2000. Hamas è ancora disponibile a discutere un cessate il fuoco nonostante la sua ultima proposta sia stata respinta da Israele, lo ha riferito una fonte vicina ad Hamas. Ieri il primo ministro israeliano Netanyahu aveva definito delirante la proposta del gruppo terroristico. Arrivano i primi 7 trattori a Sanremo, per ora fermi vicino al mercato dei fiori. La loro protesta troverà spazio domani al Festival di Sanremo con un comunicato letto da Amadeus. Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston, spiega una nota della RAI. Nonostante l'estrema frammentazione delle sigle, nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo. A Napoli un uomo ha ucciso la moglie a coltellate dopo aver sparato colpi in aria dal balcone ed essersi barricato in casa si è tolto la vita. È successo in un condominio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. La donna, colpita alla gola, è stata trovata senza vita dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. La Cina e la Russia devono difendere risolutamente la loro sovranità e resistere alle interferenze di forze esterne nei loro affari interni, ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con quello russo Vladimir Putin. Sul Medio Oriente, ha detto la presidenza russa, le visioni di Pechino e Mosca coincidono completamente, essendo entrambe favorevoli ad una soluzione politica e diplomatica del problema palestinese nel quadro legale internazionale. Secondo fonti ufficiali tunisine, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio, mentre altri risultano dispersi. Intanto sono state intercettate dalla Guardia Costiera tunisina e portate in Tunisia le 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. Dopo 40 anni il fondamentale principio di corretta collaborazione nella libertà che rappresenta l'anima del concordato repubblicano resta traccia attualissima e feconda. È il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'evento Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del concordato repubblicano promosso dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e dalla Fondazione Craxi. Oggi il Capo dello Stato ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze. E una nuova eruzione vulcanica è iniziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes in Islanda, nel sud-ovest del paese, la terza nella regione dal 18 dicembre. Le immagini riprese da un elicottero e trasmesse dalla TV mostrano fiamme accompagnate da una nuvola di fumo che si alza da una fessura. 1 miliardo di euro, a tanto ammonta il giro d'affari del turismo di carnevale, a stimarlo un'indagine di CNA Turismo e Commercio. 8 milioni i visitatori che si sposteranno in questo periodo, tra i quali 2 milioni e mezzo di turisti che pernotteranno fuori casa in strutture alberghiere ed extra alberghiere. Quota 1 milione dovrebbe essere toccata dai turisti stranieri attirati dalla possibilità di unire la visione di spettacoli unici alla visita di città e borghi d'arte. È tutto per questa edizione, prossimo TG alle 18:30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.